torniamo all'arrivo con la LBTC, che come vi abbiamo detto è la prima squadra sull'hot seat, simbolicamente non c'è l'hot seat per tutta la squadra, però miglior tempo al traguardo, come abbiamo detto, le ragazze di Alessia Piccolo, unica squadra World Tour italiana, e sono partite alla grande. L'ordine d'arrivo ufficiale della prima tappa del Giro d'Italia Donne 2021, Trek Segafredo per il secondo anno consecutivo trionfa alla cronosquadre con il tempo di 33 minuti 40 secondi 82 centesimi, 7 secondi 88 centesimi dietro il team SD Works e la LBTC Lubiana. Prima tappa vinta dal team Trek Segafredo, ma io adesso posso andare da Giulia De Maio per le prime interviste alle protagoniste del Giro d'Italia. Chiamata sul pubblico la Ale BTC Lubiana, terzo posto conquistato, ed è tornata accanto a me Giulia De Maio. Le abbiamo viste con un sorriso smagliante, con Marlen Reusser che ha intervistato, era estremamente felice. Eccole che arrivano. L'applauso del pubblico per la BTC Lubiana, terzo posto conquistato in questa prima tappa del Giro d'Italia Donne 2021. Non so se avete sentito l'intervista della Lizzy Degnan della Trek. Sì, ok, no, perché ho sentito che c'erano dei problemi di audio e come avevo visto hanno avuto un po' di problemi loro, non sono proprio state linearissime. Sì, lei dice non siamo stato tutt'altro che fluide e perfette, però comunque abbiamo vinto, quindi va bene così. E la SD Works, ho visto che dei tifosi non ben identificati, non so se olandesi o italiani, hanno regalato un profumo alla campionessa del mondo. Mi faceva ridere che tutta arrivata sudata, ma si spruzzava il profumo prima di salire sul podio, quindi impeccabile. Elena Cecchini, un'altra italiana sul podio. E adesso le vincitrici di giornata. Con l'applauso di Cuneo, la Trek Segafredo. Ecco sul podio, sul gradino più alto del podio, viene chiamata dallo speaker Trek Segafredo, secondo anno consecutivo vincitrice della cronosquadre come nel 2020 a Grosseto. L'hanno preparata bene e si sono confermate le più forti, anche se non impeccabili, le più forti. Esatto. E poi se fossero state impeccabili chissà quanto avrebbero dato alle altre. E le Van Dijk anche in questo caso hanno una ragazza gigante che nelle crono fa sempre comodo. L'applauso di Cuneo alle prime tre classificate, questa prima tappa del Giro d'Italia, da Fossano a Cuneo, la crono squadre che vi abbiamo raccontato sulle piattaforme streaming di PMG Sport. Con Spumanti a storia. Domani invece si arriva in salita a Prato Nevoso, appuntamento con live streaming dalle 14.30, tappa da 100 km. Da Boves si parte, 600 metri sopra il livello del mare, si arriva a 1607 a Prato Nevoso. Già vuoi accennarci qualcosa, Giulia, alla tappa di domani? È dura, è dura, è dura,
e le scalatrici si troveranno già una contro l'altra, quindi domani vedremo davvero chi può lottare per la maglia rosa, non capiremo magari chi vince, ma sicuramente qualcuna che verrà tagliata fuori ci sarà. È grande divertimento, spumante a storia dovunque. Grande doccia per le ragazze della Trecco, okay, che fa caldo. Giustamente, vincere la, indossare la maglia rosa, partire con una vittoria. Anche perché, come abbiamo sentito quando ha intervistato Ruth Wilder, non pensava di indossare la maglia rosa.